caso Piscaia, arrestato padre Gratiena Labi, l'accusa è di omicidio volontario. Migranti cristiani gettati in mare, arrestato ad Arezzo uno scafista. Il turismo toscano sfida la crisi, ad Arezzo la quinta borsa mercato del lavoro. Dal disagio alla poesia, il carcere e la funzione riabilitativa della pena al centro di un convegno. Calcio, l'Unione Sportiva Arezzo programma il futuro, tra i nuovi tesserati per la prossima stagione anche una punta. Buonasera a tutti voi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. In apertura il caso Piscaia, è stato arrestato oggi a Roma, dove dimorava da 2 mesi padre Gratien Alabi, religioso di origine congolese che dall'estate scorsa non è più in servizio pastorale presso la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. È stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, Giorgio Ponticelli, ad emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'accusa è di omicidio volontario e soppressione, distruzione o sottrazione di cadavere per aver causato la morte di Guerrina Piscaia, 50enne scomparsa lo scorso 1° maggio dalla località Caraffaello, frazione del comune di Badia Tedalda, distruggendone il cadavere. Simultaneamente è stato revocato il divieto di espatrio per il reato di favoreggiamento personale che sarebbe comunque scaduto tra 2 giorni. Gli inquirenti ritengono sussistenti le esigenze cautelari per il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. I carabinieri del comando provinciale di Arezzo hanno provveduto a trasferire padre Graziano presso la casa circondariale di Arezzo. Gratien Alabi sarà interrogato e potrà ricorrere contro l'ordinanza del giudice Ponticelli. Voltiamo pagina, migranti cristiani gettati in mare, è arrestato ad Arezzo uno scafista senegalese. Vediamo. È stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riconosciuto come lo scafista che alla guida di un gommone ha condotto circa 100 migranti dalle coste libiche alla volta dell'Italia lo scorso 15 aprile. Cheikh Ochea, 26enne senegalese, è stato rintracciato all'interno di una casa di accoglienza di Foiano della Chiana dagli agenti della squadra mobile di Arezzo. Durante la traversata del canale di Sicilia a bordo dell'imbarcazione di Fortuna, salvata poi dalla nave Ellensborg, si era verificato una lite per motivi etnico-religiosi tra i migranti cristiani e musulmani, con alcuni profughi cristiani gettati in mare e morti annegati. Nigeriani e ghanesi, in minoranza, erano stati minacciati di essere abbandonati in acqua a causa del loro credo religioso da una 15ina di passeggeri di nazionalità ivoriana, senegalese, maliana e della Guinea-Bissau. Dopo lo sbarco erano stati proprio i testimoni, lacrime, a raccontare di essere superstiti di tale scontro. Sul tragico episodio era stata aperta un'inchiesta da parte del procuratore capo di Palermo ed erano stati individuati 15 responsabili accusati di omicidio plurimo aggravato dall'odio religioso, ma solo in 14 erano stati materialmente arrestati. Lo scafista senegalese che si era nascosto tra i migranti era stato inserito nel servizio di protezione per richiedenti asilo, coordinato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ed assegnato alla Regione Toscana. Dopo la segnalazione della squadra mobile di Palermo sono state coinvolte le omologhe strutture della Toscana. Il senegalese si trova adesso nel carcere di Arezzo ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. E in merito a questo arresto si è espressa anche la senatrice aretina PD Donella Mattesini. Il nostro è un paese accogliente che deve difendere e tutelare i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, pretendendo in questo senso un forte sostegno europeo. Ma è anche un paese in cui chi si macchia di tali atrocità deve essere individuato e punito. E questo è il commento a caldo della senatrice aretina del PD Donella Mattesini alla notizia dell'arresto dello scafista. Non dobbiamo permettere che chi si macchia di azioni tanto ignobili si confonda con tante persone bisognose, conclude Mattesini. La nostra capacità di fare chiarezza e di saper distinguere i singoli casi sarà l'arma determinante per vincere questa sfida globale.
E continuiamo a parlare di cronaca, incidente stradale questo pomeriggio all'altezza di Incisa Valdarno lungo l'autostrada in direzione nord. Alle 17:10 un furgone è andato a sbattere contro un muretto, al volante un uomo di 70 anni residente a Mercatale che nell'impatto ha riportato un trauma cranico commottivo. Sul posto sono intervenuti auto e veicoli e un'ambulanza del Valdarno Aretino che ha trasportato l'uomo all'ospedale Careggi di Firenze, dove è stato ricoverato in codice rosso. Il turismo toscano sfida la crisi, ad Arezzo la quinta borsa mercato del lavoro. Vediamo. In un periodo nel quale trovare un impiego sembra essere un'impresa, avere un canale per avvicinarsi alle aziende e conoscere le loro esigenze può essere la chiave di volta per trovare un'occupazione. E proprio fare incontrare domanda ed offerta è l'obiettivo della Borsa Mercato del Lavoro in programma martedì 28 aprile presso Arezzo Fiere Congressi. Nel turismo lavorano in Toscana circa 100.000 occupati, 25.000 circa nel settore della recettività e 75.000 circa nel settore della ristorazione e della somministrazione. È l'occasione per fare il punto sulla situazione e noi siamo convinti che in prossimità della stagione estiva, dove storicamente c'è una richiesta di manodopera maggiore, noi si possa davvero facilitare l'incontro fra chi cerca e chi offre lavoro. Secondo IRPET, afferma Marinoni, i dati economici della Toscana risultano migliori della media nazionale grazie a turismo ed export, settori su cui puntare per sostenere la ripresa. E in questa sfida alla crisi economica fondamentale è l'impegno dell'ente bilaterale turismo toscano. Per noi è un grandissimo risultato perché la borsa mercato del lavoro di Arezzo è l'ultima borsa mercato delle 5 che facciamo nel 2015. Oggi hanno partecipato 350 aziende, 6.000 candidati, però la grandissima opportunità che abbiamo dato è che abbiamo già stipulato 300 contratti di lavoro e circa 300 saranno quelli che dovrebbero essere occupati. Per noi è un grandissimo risultato perché rappresentando 15.000 imprese e circa 50.000 lavoratori, questa è una grandissima opportunità. Certo è che il momento non è facile, però vogliamo dire anche a Arezzo, come lo diciamo in tutta la Toscana, che il turismo non solo è diventato l'ammortizzatore sociale degli ultimi anni, ma veramente se questa regione, questa provincia vuole ripartire, può essere davvero il turismo a rilanciarla. C'è anche il Comitato Aretino Alta Tensione all'interno del coordinamento nazionale No Elettrodotti, una realtà che a partire dall'inizio di questo mese riunisce i differenti comitati accomunati dalla volontà di combattere Terna, l'operatore di reti che si occupa della trasmissione dell'energia e i suoi mega elettrodotti. Il primo lavoro è stato il lancio di una petizione nazionale chiedendo uno stop a questi mega elettrodotti che, come si legge nella nota stampa del comitato, servono gli interessi di Terna più che della cittadinanza. In poco più di una settimana la petizione ha raccolto oltre 1.600 firme. Con Terna abbiamo vinto il primo round, spiega Ricciarda Malaspina, presidente del Comitato Alta Tensione. E il primo progetto per l'elettrodotto che avrebbe impattato le colline del Valdarno, della Valdambra, della Val di Chiana e del Chianti da Santa Barbara a Monte San Savino è stato archiviato. Ma non è finita qui, conclude Malaspina. Terna ha dichiarato le sue intenzioni di proporre un secondo progetto e non possiamo considerare la guerra ancora vinta. Dal disagio alla poesia, il carcere e la funzione riabilitativa della pena al centro di un convegno. Vediamo i dettagli. Umanizzazione della pena e finalità rieducativa, ma anche prospettive future dei processi formativo-educativi. Queste alcune delle principali tematiche al centro del convegno Dal disagio alla poesia, in programma lunedì 27 aprile presso la Casa delle Culture in Piazza Fanfani ad Arezzo. I lavori promossi dalla Casa Circondariale Aretina in collaborazione con il Circolo Culturale Sacchini e la sezione soci di Unicop Firenze, con il patrocinio della provincia e del comune di Arezzo, avranno inizio a partire dalle 16:30. La poesia è una delle tante cose che si fanno, per cui è un po' il pretesto, un pretesto nobile, però vogliamo parlare delle carceri, ma soprattutto vogliamo parlare
di Arezzo, onestamente, cioè dell'impegno, del lavoro del personale e di quella che deve essere, come dire, l'umanizzazione della pena in generale, perché è un momento anche difficile. È importante che la gente conosca e capisca e in qualche maniera si dia speranza e le condizioni di vita migliorino per tutti, non solo per i detenuti ma anche per gli operatori. Ad aprire il convegno un approfondimento sul percorso 20 anni di poesie nel carcere di Arezzo promosso dal Circolo Culturale Sacchini. Noi speriamo di arricchire sempre di più il detenuto perché esprima il proprio disagio attraverso la poesia, che è la forma più vera e più spontanea. Tra le iniziative collaterali, la mostra fotografica Immagini dal carcere di Luca Cacioli e l'esposizione delle opere artigianali realizzate dai detenuti della casa circondariale, che sosterranno un progetto di adozione a distanza in Burkina Faso promosso dalla Fondazione Il Cuore si scioglie. Il valore aggiunto, perché i detenuti doneranno gli oggetti da loro costruiti artigianali, li metteranno a disposizione, insomma ci sarà poi delle offerte, con queste offerte faranno un'adozione a distanza. La ripresina economica in atto, seppure ci fosse, è del tutto inadeguata e non lascia prospettive per le piccole e medie imprese aretine. Non si può vivere solo di export e di alcune pur positive eccellenze. Con queste parole Ferrer Vannetti, presidente di Confartigianato Arezzo, spiega come non ci può essere una ripresa vera senza una ripresa altrettanto vera del flusso dei finanziamenti alle imprese, in particolare alle artigiane e alle piccole e medie imprese, e senza un alleggerimento del peso delle tasse sulle imprese. All'interno di una nota stampa, il presidente di Confartigianato fa rilevare che nell'ultimo anno i prestiti bancari alle aziende sono diminuiti del 4,2%. Tra le criticità anche quello del gravare del fisco, con la pressione fiscale che sale ora di 0,4 punti percentuali, passando dal 43,2% del 2015. Tutto questo, conclude Vannetti, non è più tollerabile, occorre uno sforzo comune di politica e mondo imprenditoriale per trovare le chiavi di una ripresa non episodica e settoriale, ma legata ad un rilancio vero del mercato interno e dei consumi. Metti a cavallo un bambino speciale, la riabilitazione equestre per regalare una giornata di divertimento ai bambini disabili. Vediamo insieme. Sabato 25 aprile alle 10, appuntamento al campo sportivo di Villa Severi per la terza edizione dell'iniziativa Trofeo del Saracino Metti a cavallo un ragazzo speciale. Abbiamo un contributo del Lions Club Arezzo, che è il secondo anno che ci viene dato questo contributo, che ovviamente non è solo per la manifestazione, ma durante tutto l'anno ragazzi speciali hanno la possibilità con questo di andare a cavallo gratuitamente. L'associazione sportiva dilettantistica Scuderia Pan, FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, la sezione aretina del CONI, i quattro quartieri del Saracino, l'istituzione Giostra e il comune di Arezzo rinnovano l'invito per una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Una grande festa che mette al centro la cosiddetta riabilitazione equestre e in generale le attività ludico-addestrative, protagonisti delle quali saranno i bambini e i ragazzi diversamente abili. Iniziano alle 10 con la vestizione dei bambini, quindi i quartieri verranno coi foulard e i bambini sceglieranno ognuno il quartiere per cui vuole fare la gara. E quindi la mattina avremo la gincana dove faranno la gara bambini più esperti, sia bambini che ragazzi speciali, e il pomeriggio invece ci sarà la mini giostra, che è aperta anche a bambini che non hanno mai montato a cavallo, che vogliono provare per la prima volta e sfideranno il buratto, ovviamente un mini buratto. E poi alle 6 ci sarà la premiazione e abbiamo anche un premio di Francesco Conti, che è proprio il trofeo del Saracino, che è dedicato a Carlo Fardelli come tutti gli anni. Le pari opportunità iniziano dai banchi di scuola e questo è il titolo dell'incontro promosso dalla provincia di Arezzo e dall'ufficio scolastico provinciale in calendario per lunedì 27 aprile a partire dalle 15:30.
Ospite d'eccezione dell'iniziativa che si terrà nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia, la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli. Al centro dell'intervento della senatrice PD il disegno di legge del quale è prima firmataria e che riguarda l'introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del Sistema Nazionale di Istruzione e nelle università. Queste azioni educative, sottolinea la vicepresidente della provincia di Arezzo, Eleonora Ducci, proprio per la loro specifica valenza, non devono essere un intervento sporadico, ma devono rientrare in una programmazione continua all'interno del sistema scolastico, anche sulla scia di quanto già avviene a livello europeo. Ed ora, come ogni giovedì, torna l'appuntamento con Nessuno Escluso, lo spazio del terzo settore, la rubrica di TSD dedicata al mondo del volontariato. Quest'oggi Nessuno Escluso ci porta alla scoperta delle novità in cantiere della Poti Pictures, la piccola casa cinematografica aretina specializzata nella realizzazione di pellicole sociali. Lo spazio di informazione sociale di TSD è inserito all'interno del progetto Le abilità diverse della disabilità, promosso dalla Caritas diocesana e finanziato dal bando CEI 8 per 1000. La rubrica è poi realizzata grazie a due giornalisti speciali, Gianmarco e Paolo. Dall'inclusione di persone con disabilità ai percorsi di accoglienza nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo, passando attraverso la lotta alle barriere architettoniche e lo sport integrato. Questa settimana Nessuno Escluso vi porta alla scoperta dei nuovi progetti di cinema sociale targati Poti Pictures. Daniele, la collaborazione con la Caritas diocesana di Arezzo, Cortone e Sansepolcro prosegue anche dopo il grande successo ottenuto con il percorso Le abilità diverse della disabilità. Siamo nella seconda fase del progetto Le abilità diverse della disabilità, un percorso diverso, un altro progetto che vede rafforzarsi sicuramente anche i rapporti con Caritas e i lavori che poi siamo andati a fare quest'anno in questa fase di progetto. Abbiamo realizzato già 3 cortometraggi, altri 2 li abbiamo in cantiere e presto li proietteremo in un'altra serata a Luci Cinema come l'anno scorso per Vicini dell'Alto Tipo. Quest'anno dobbiamo ancora identificare il nome, ma insomma ci siamo, all'inizio di giugno credo che ci sarà questa serata. Come hai deciso di raccontare una realtà così complessa e al tempo stesso delicata come quella servizio di accoglienza di richiedenti protezione internazionale della Caritas? L'idea è partita da Andrea, vice direttore della Caritas, e parlando così quando eravamo in viaggio in America. Aveva avuto questa idea di raccontare il servizio che Caritas svolge nei confronti dei richiedenti protezione internazionale, però dal punto di vista, cosa un po' anomala questa perché di norma si racconta dal punto di vista dell'immigrato, questa volta dal punto di vista proprio dell'operatore della Caritas. Concludiamo con una panoramica sugli altri fronti che avvengono attiva la Poti Pictures. Recentemente è arrivata anche quest'anno la selezione ufficiale alla 6ª edizione del Cinema Patologico di Roma. È arrivata proprio ieri la notizia della selezione del nostro corto come se al Festival Internazionale del Cinema Patologico, dopo la selezione al Valdarno Cinema Fedic, anche quest'anno, come l'anno scorso con Vicini dell'Altro Tipo, e del Salento Finibus Terre, che è un altro grande concorso rivolto al sociale. Quindi ecco, dopo i bei successi oltreoceano, cominciamo a vedere qualche risultato anche in Italia. Per i nuovi progetti stiamo lavorando a dei nuovi corti, anche dei nuovi progetti proprio per quanto riguarda altre realtà, non solo del territorio, ma ad oggi non vi sveleremo nulla.
Vogliamo andare a Lourdes per chiedere alla Madonna che ci doni nuovi sacerdoti, perché ne abbiamo un gran bisogno, ma anche perché siamo alla ricerca di una guarigione interiore, una guarigione dell'anima. Così l'arcivescovo Riccardo Fontana presenta assieme ai rappresentanti dell'Unitalsi e della Pastorale Sanitaria il pellegrinaggio a Lourdes della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Il viaggio, organizzato in collaborazione con il Centro Pastorale per il Tempo Libero, si svolge dal 15 al 21 giugno con la consueta modalità del viaggio in treno. Per iscriversi c'è tempo fino al 30 di aprile e per ulteriori informazioni relative al programma e alle modalità di partecipazione si consiglia di contattare l'ufficio diocesano per la pastorale della salute o l'Unitalsi diocesana ai numeri 366-5282910 o allo 0575-4027-290 oppure all'email arezzo@unitalsitoscana.it. Siamo allo sport calcio. L'Arezzo programma il suo futuro tra i nuovi tesserati per la prossima stagione, anche una punta. Manca solo l'aritmetica a sigillare la permanenza degli Amaranto in Lega Pro, ma l'Arezzo, ormai salvo da tempo, ha già cominciato a programmare il futuro. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il club toscano avrebbe messo gli occhi su Stefano Fortunato, estremo difensore in forza al Venezia. Nessuna conferma è arrivata da parte di mister Capuano, che è anche responsabile dell'area tecnica, anche se la società per la prossima stagione dovrà con ogni probabilità sostituire l'attuale portiere Massimiliano Benassi in prestito dal Lecce. Sarà, ritengo, difficilissimo, se non impossibile, trattenere Massimo, in quanto ci sono degli aspetti. Uno, il contratto, che è un contratto faraonico. Due, lui non può rimanere in prestito, perché un giocatore non può rimanere in prestito per 2 anni consecutivi con la stessa società. Anche se ancora troppo presto per svelare i nomi, la società ha già tesserato nuovi giocatori per il prossimo anno. Tra questi anche un arrivo prezioso per il reparto offensivo. Ritengo di aver preso un giocatore di grande prospetto, uno che non potevamo andare in concorrenza. Se avessimo fatto passare del tempo sicuramente non l'avremmo preso, l'abbiamo preso già da qualche settimana. Reputo che sia un giocatore di grande prospettiva e un giocatore molto importante. Sabato l'Arezzo torna in campo nella sfida con il Monza di Fulvio Pea, una squadra che sta lottando per uscire dalla zona play-out e che nelle ultime 5 gare non ha subito gol. Capuano sta pensando ad un cambio di modulo con il passaggio al 3-4-2-1 con 2 trequartisti, Padulano e Yesien alle spalle dell'unica punta Montini. Problemi in mediana, dove quasi sicuramente toccherà a Coppola e Gambadori. Se Cucciniello non recupera, ho solo 2 centrocampisti. Al momento Carcione purtroppo è out per un problema al ginocchio, anzi sto ragazzo ha fatto sacrifici nel convivere con questo problema, quindi questa è una delle tante difficoltà che abbiamo avuto durante quest'anno, e che i ragazzi sono stati meravigliosi nel soffrire, nell'adeguarsi, nell'applicarsi per raggiungere un obiettivo importante. L'Arezzo Rugby si avvia alla conclusione di una stagione che è andata oltre ogni aspettativa. Al suo secondo anno di attività, la società aretina è infatti riuscita a schierare ragazzi in tutte le categorie del settore giovanile, dai più piccoli dell'Under 8 ai più grandi dell'Under 18, concretizzando così un progetto sportivo che sta coinvolgendo decine di rugbisti. I primi ad aver terminato il loro campionato sono stati i ragazzi dell'Under 16, che hanno centrato un ottimo 4º posto nel torneo interregionale Umbro-Toscano. La formazione di punta dell'Arezzo Rugby è però all'Under 14, che nell'ultimo turno di campionato ha disputato un doppio derby aretino, ottenendo una netta vittoria sul Clanis Cortona e una combattuta sconfitta con il Vasari. Con lo sport si chiude questa edizione di TSD Notizie. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo le previsioni meteo subito dopo la sigla, e buon proseguimento con i programmi di TSD.